7 minuti di recupero. Cagliari, Bari al momento 1-0 con il gol di Khedira. Adesso si spera nel pareggio. Sono 6 minuti però, ragazzi. Abbiamo giocato veramente di merda. Con Pietruzzo. Che vergogna di merda. Commentino al volo, Matti. Io non commento, tanto per dire. I commenti sono in funzione dei risultati, come sempre. Nulla di nuovo tranne quello del Matti. Corri! Domani ne parleremo meglio, ragazzi. Ci seguiamo questi ultimi minuti. Però partita incommentabile con Mancoso e Hernandez. Ma non c'è nessuno! Spazio! Sveglia! Spazio a difesa del Bari, ancora il cane in attacco. Comunque l'attacco inesistente, specialmente Mancoso e Hernandez, che non hanno fatto filtro. Vai Cam! E la padula, per quanto non mi piace, non gli è arrivata mezza palla. Tira! Ancora! Possesso ancora del Cagliari. No, gli faranno oggi due. Assolutamente per i cambi che sono arrivati troppo tardi. E cambi di merda. Cambi di merda. Modulo di merda. Mi ha rotto i coglioni. Gioco di merda. E anche per i cambi, che come sempre. Vabbè, i cambi che ha fatto. Ha fatto uscire Carboni e Rogue, che erano quelli che stavano facendo, esatto, ma anche Carboni comunque stava facendo la sua discreta partita, cazzo, cioè qualcosina nella corsa di sinistra stavano facendo, e mi tolgono Rogue e Carboni. Attacca ancora il Cagliari, vediamo se ci sarà almeno la reazione del pari. Barretta, nuovo scambio, attenzione, Millico prova ad avanzare. Perde palla. Cioè da solo, però, Cristo, ragazzi. Centrocampo, ragazzi. Centrocampo. Anche Makumbu, ragazzi, non mi è piaciuto oggi. Sta fischia alla fine. Non mi è veramente piaciuto. Abbiamo altri 4 minuti in soluzione. Ma chi se ne frega? Secondo me si potrebbe sentire questo momento incredibile. Ma va bene comunque. Ma Mattia, va bene. Parlando di cose serie. Guardalo. Quello che da sole è venuto. Vabbè, disagio. Se avessi la bandana. Se avessi la bandana, ti bacerei, ma non hai la bandana. Non hai la bandana, quindi non ti posso dare. Bravo. Migliore in campo possiamo dire noi. Possiamo dire noi. Sapere che Tommy un tirapacchi. Paccato la serata e il post. È il post discoteca, soprattutto. Ma Tommy, che è la cosa più pacca le serate, perché è palesemente omosessuale. Assolutamente, ragazzi. Una persona che ti fa Cagliari al giorno d'oggi è palesemente omosessuale. Certo, no, ci dissociamo, ovviamente. Solo con la rissa, sì. Con Altare espulso. Gente che ti sente io, ragazzi, mi dissocio perché. Perché sì. Poi mi sono una figa moscia. Sì, ma è possibile che stiamo perdendo casa? Commento tecnico. No, occhio. No, non di nuovo. Flashback del Vietnam. No. Avanti! Sono simpatico. Molto, molto simpatico, Peter. Grazie. Dai! Vai, Iniesta! Devi tirare! Dovete tirare dalla difesa, non me ne frega un cazzo. Ma cosa, che cazzo di ruolo? Questo vento di merda, poi. Dai. Facciamo bene. Barreca, ti prego. Dai. Ti prego, Milico in mezzo. Ti prego. Cazzo, sto per portiere di merda. Dai. Non giova in area, cazzo. Dai. Iniesta, tira tu Iniesta! No! Palo di merda! Guarda sto coglione che si... Ma basta, fischia! È naturalmente buttato a terra. Io lo faccio vedere, se mi bannano me ne frega un cazzo. Glielo faccio vedere sto coglione che si è buttato, va bene. Basta, fischia. Speri, mi bannano. Beh, ancora incazzato perché gli ho tirato il pacco, il solo mondo pacco gli ho tirato.
Il miglior momento della giornata è stato vederci noi tre, basta. Esatto, sì, l'unica cosa bella. Gira, tra l'altro, gira, domani, gira. Domani partita più, molto più importante di Cagliari. Esatto. Calcetto è importantissimo a Cagliari. Ma veniteci, sì. Ma veniteci a vedere. Assolutamente, assolutamente. Fischia, basta. Vi diremo nelle storie su Instagram dove ci sarà questa partita. Ma te lo diremo solo dopo la partita. Esatto. E non in questo cesso di stadio, almeno esatto. una roba ve la diciamo. Avete libertà di scelta. Dai, cazzo, però. Dai. Mancano 30 secondi. Ma dico io, ma Kubo c'è il setriolo, usalo. Che vergogna. Anche questo cazzo di arbitro che non ha fischiato nulla, ma siamo scandalosi. È l'ultima cosa alla quale ci possiamo appellare è l'arbitro, sicuramente, perché prestazione imbarazzante, e ne parleremo domani più approfonditamente, perché cioè, in questo momento sono solo insulti veramente. Voto a Liberani 5 se non 4. Io 3 perché sono buono, 3 perché sono buono, 3 perché sono buono. Anche 3 perché sono buono, sempre 3. Foto ai tifosi. Finito ragazzi. È veramente assurdo. Vaffanculo, andate. Date a fanculo. Ne parleremo domani. Ritorno su YouTube. Non col botto. Partita veramente orribile, imbarazzanti ragazzi, cioè faccio fatica a commentare questa partita, imbarazzante.